Grazie, buonasera a tutti. E certo, l'intervento così appassionato del Presidente Vendola suscita tanti stimoli, però io devo dare soltanto gli auguri, il benvenuto e non faccio parte del convegno, anzi vi chiedo scusa se poi sarò costretto ad allontanarmi perché ho altri impegni. Una sola cosa però gliela devo dire. Lei dice non è la tecnica ma la politica. Certo che è la politica, certo. Chi ha avuto l'idea di fare i siti più inquinanti nei posti più belli d'Italia? Io vorrei che queste cose avessero un nome e un cognome, perché sono state scelte tragicamente sbagliate che hanno segnato il destino di tutte le generazioni successive, perché quando ce l'hai la fabbrica inquinante non la puoi togliere più. Ormai è un fatto compiuto e allora che cosa può succedere? Devi muoverti nella logica del contenimento del danno. Interviene la magistratura, tanto per cambiare, va a fare delle analisi e degli accertamenti, ma la causa non si può rimuovere più, possiamo soltanto cercare di contenere il danno. Presidente, io non so se sono state scelte, diciamo, in qualche modo pilotate o sono state soltanto frutto di mancanza, di capacità di guardare lontano. Perché le scelte della politica, che è un'arte nobile, non sono quelle di fare piccolo cabotaggio, di vedere vicino, di portare l'occupazione, il lavoro che magari ti dà un po' di consenso elettorale, ma devi essere capace di guardare lontano, nel tempo, quali saranno le conseguenze di queste inventive. Ma però io non ho mai fatto politica, scusatemi, ho scantonato un momentino, però è l'appassionato discorso del Presidente che mi ha indotto a fare questo. Io faccio il giudice, quindi il punto di vista del giudice naturalmente è il punto di vista dello studioso di diritto, quindi vi propongo qualche breve riflessione, a parte darvi il benvenuto a tanti ospiti che sono venuti da fuori e che potranno vedere, spero avranno un po' di tempo per vedere le bellezze della nostra regione. A parte questo, io vi propongo soltanto qualche breve riflessione in diritto, che forse non vi sarà inutile, perché essendo dei tecnici, non so se avete avuto il tempo, il modo, la possibilità di riflettere anche su queste considerazioni. Il giudice fa un lavoro molto diverso da quello che fa l'uomo politico. Il giudice interpreta e applica la legge esistente. E ciò deve fare applicando dei principi, quelli che sono previsti dal codice sostanziale e dal codice di procedura penale. Il cammino è segnato, non è possibile allontanarsi, non è possibile perseguire un obiettivo. Il compito del giudice è un altro, si muove dentro il solco della normativa vigente per emettere poi alla fine la sua decisione. E allora per farvi soltanto un accenno, un brevissimo accenno, perché altrimenti ci porterebbe via un sacco di tempo, quali sono le difficoltà interpretative in questo particolare, in questa particolare materia, vi prego di considerare il fatto che nel nostro codice, nella nostra Costituzione, in nessuna delle leggi ordinarie c'è una definizione della nozione di ambiente. Questo naturalmente è un ostacolo per l'interprete, perché l'interprete va alla ricerca di quello che è il bene protetto dalla norma. Così utilizziamo questa espressione per addetti ai lavori. La norma sull'omicidio protegge il bene della vita, la norma sul furto protegge il bene del patrimonio. E le norme sull'ambiente, quale ambiente proteggono? Proteggono l'ambiente visto sotto il profilo antropologico, cioè è l'uomo che ha diritto a vivere in un ambiente sano e in un ambiente salubre, e quindi è indiretta la tutela dell'ambiente, si tutela l'uomo attraverso la normativa sull'ambiente. Oppure l'ambiente è un valore in sé, deve essere tutelato perché è una particolare forma di ricchezza. Cioè ogni particolare ambiente ha le sue caratteristiche morfologiche, ha le sue caratteristiche climatiche, ha le sue caratteristiche di biodiversità. Questo è questo il concetto di ambiente che tutela la legge? Oppure tutta questa normativa noi la dobbiamo considerare in maniera
diciamo, strumentale, sussidiaria, e cioè non sono altro che una serie di limiti e di regole all'attività industriale, all'attività produttiva, per conservare le risorse per le generazioni future. Come vedete, l'impostazione può essere molto diversa e in mancanza di una nozione legislativa è evidente che l'interprete, diciamo, si trova in difficoltà. Ma le difficoltà aumentano per il fatto che c'è stata una produzione normativa alluvionale e questo è conseguenza anche dell'evoluzione della tecnologia, che ci presenta nuovi problemi, nuovi aspetti che in precedenza non conoscevamo e quindi richiede una nuova normativa di dettaglio che deve essere coordinata con quella precedente. Anche questo è un problema per l'interprete. È un problema la pluralità delle fonti. Il Presidente Vendola ci ha ricordato in maniera molto gustosa il fatto che viene bocciato dalla Corte Costituzionale. Le nostre fonti sono, diciamo, plurali. Abbiamo fonti regionali, fonti nazionali, fonti sovranazionali, la Comunità Europea ha prodotto molto in questa materia, fonti internazionali. E l'interprete deve coordinare e orientarsi in questo secondo i principi della gerarchia delle fonti. Nella nostra Costituzione non c'è la definizione dell'ambiente, però ci sono due articoli che sono stati utilizzati dalla Corte Costituzionale per elaborare una giurisprudenza a cui poi i giudici italiani si attengono. E sono l'articolo 9 sulla tutela del paesaggio e l'articolo 32 sulla tutela della salute. Come vedete non stiamo parlando di ambiente. Però la Corte Costituzionale, quando ha parlato di paesaggio, ha esteso una nozione dicendo che è l'habitat dell'uomo. E questo ha consentito, diciamo, un'interpretazione evolutiva, ha consentito di affermare alcuni principi importanti. L'articolo 32 sulla tutela della salute, nell'interpretazione la Corte Costituzionale è partita dal principio che la salute dell'uomo è strettamente legata al contesto in cui vive ciascun organismo, per cui il deterioramento dell'ambiente può avere delle conseguenze negative sulla salute e quindi di qui l'importante passaggio per cui salute e ambiente sono collegati, come dimostra anche l'attuale convegno che avete organizzato. Nella legislazione ordinaria le cose non cambiano, nel senso che anche là l'interprete trova delle difficoltà, perché abbiamo delle norme specifiche che riguardano l'ambiente in norme settoriali, norme di settore, che però disciplinano delle materie di sicuro rilievo ambientale. Abbiamo norme sulla tutela delle acque, norme sulla gestione dei rifiuti, norme sulla tutela dei beni culturali e paesaggistici, norme in materia di edilizia e urbanistica, norme in materia di igiene degli alimenti, norme in materia di caccia, norme in materia di parchi. Tutto questo complesso normativo sono norme settoriali, ma tutte quante hanno come comune denominatore il fatto che si prefiggono la tutela dell'ambiente. Non abbiamo una norma sulla tutela della biodiversità. E questa vi può sembrare una cosa un po', diciamo, di cui non preoccuparsi troppo. Ma si dà il caso che a me è capitato, mi pare che sì, c'era il Presidente Vendola, quando abbiamo scoperto che una importantissima banca del germoplasma, dove venivano conservati i semi di tutte le piante mediterranee, alcune delle quali ormai estinte, e stavano andando in rovina per diciamo malfunzionamento degli impianti destinati alla conservazione. E mi ricordo che quando abbiamo piantato quelle, non è stato uno spettacolo bellissimo, Presidente, quando questo manipolo di persone che cercava di salvare il germoplasma le ha piantate su un campo sperimentale, ha piantato tante varietà di grano e il miracolo ha voluto che germogliassero tutte. E siamo andati a vederlo, è venuto anche il Presidente ed era uno spettacolo straordinario. Io l'ho visto e ho detto, ma il mondo è davvero ricco, la natura è davvero straordinariamente bella. Ma non c'è una norma che tutela la biodiversità, non esiste. Quindi quello era un reato di danneggiamento.
e il reato di danneggiamento non si presta, mal si presta. Le norme del codice penale che non sono specifiche, mal si prestano alla tutela dei beni ambientali. Allora, un altro passaggio che dice il Presidente, non c'è il rispetto spontaneo della normativa. Direi che non c'è rispetto spontaneo, non è molto diffusa la cultura del rispetto della tutela dell'ambiente, ma neanche dei principi generali che sono stati elaborati dalle comunità internazionali, dagli esperti internazionali, dalle associazioni ambientaliste. I principi minimi, il principio che chi inquina paga, perché i costi dell'inquinamento devono rimanere all'interno di chi l'ha prodotto, non possono essere esportati. Beh, questo principio non viene accettato da tutti quanti, non è un fatto dovuto, non è un fatto che i nostri imprenditori considerano come, accettano come assolutamente necessario. Il principio di prevenzione, per cui non dobbiamo andare a bonificare i siti inquinati, ma dobbiamo prevenire l'inquinamento, è un altro principio che fa fatica ad affermarsi e ad essere accettato spontaneamente. Il principio di precauzione, che vuole che se non conosciamo bene quali sono le conseguenze di un nuovo prodotto, di una nuova tecnologia, dobbiamo astenerci dal farne uso, il principio di precauzione è ancora lontano dall'essere accettato come un principio, diciamo, una regola di condotta. Una regola di condotta per cui, come quando andiamo in automobile, non dobbiamo correre dove ci sono i centri abitati, indipendentemente dal fatto che ci sia il segnale di divieto. Ma insomma, nei pressi delle scuole ci sono i bambini che possono uscire e quindi dobbiamo essere cauti e prudenti. Sono regole di elementare buonsenso. Regole di elementare buonsenso che devono essere applicate, perché i beni in gioco sono di importanza vitale, sono beni primari della nostra vita. Ma purtroppo il rispetto spontaneo, mi ricordo tutto il dibattito sugli OGM, per esempio, e dov'è il principio di precauzione quando si fa ricorso alla coltivazione massiva di organismi geneticamente mutati? E allora, se non è, mi avvio alla conclusione, se non è accettato come criterio a cui uniformarsi spontaneamente il rispetto delle norme sull'ambiente, e allora c'è la sanzione, e allora deve intervenire la magistratura con gli strumenti che ci sono, alcuni dei quali assolutamente inadeguati, perché caratterizzati da scarsa temibilità, sono semplicemente dei costi da ammortizzare per i trasgressori. Altri caratterizzati da eccessiva brevità dei termini di prescrizione, questa strana norma per cui oggi sentiamo che le persone possono essere anche assolte per prescrizione, è una cosa che mi lascia sempre un po' interdetto, perché uno viene assolto, c'è una soluzione piena, la prescrizione vuol dire che il reato c'è, ma il tempo non ci consente di emettere una sentenza di condanna. Allora, qual è la conseguenza? La conseguenza E qui vengo al mio particolare punto di vista, e la sovraesposizione della magistratura, perché se il principio di prevenzione è scarsamente applicato, se il principio di precauzione è scarsamente applicato, che succede? Interviene la magistratura quando il danno però si è già prodotto e non è più possibile rimediarlo. Al massimo è possibile punire qualche persona, se facciamo in tempo, nel rispetto dei termini di prescrizione. A me sembra che tutto questo non ha molto senso. Io penso che sarebbe molto meglio se noi intervenissimo, se l'intervento della magistratura fosse residuale, assolutamente marginale, perché altrimenti c'è una sorta di supplenza, cosa che già da tanti anni abbiamo detto, ma c'è anche una sovraesposizione, perché noi ci cimentiamo in settori che non abbiamo studiato. Perché la nostra è una preparazione giuridica, non è una preparazione tecnica. Siamo costretti a studiare per poter tenere il confronto con le difese agguerrite e con i loro tecnici particolarmente bravi. Ma non è questo che mi preoccupa, perché facciamo tante cose, c'è l'obbligatorietà dell'azione penale
E quindi dobbiamo studiare, se è così, dobbiamo studiare questo, la prevenzione degli infortuni, tutte queste materie così tecniche che vi assicuro sono incredibilmente più complicate dell'antimafia, che invece è semplicissima. Dobbiamo studiare, non ci sottraiamo. Il nostro compito, non ci sottraiamo. Però, ecco, mi piacerebbe vedere un sistema in cui l'intervento della magistratura fosse marginale, residuale, e la soluzione di questi problemi fosse affidata soltanto alla prevenzione e ai controlli amministrativi. Detto questo, vi faccio i migliori auguri di buon lavoro. Ringrazio il procuratore, dopo questi due interventi potremmo andare tutti a casa. È stato già detto quasi tutto.